Mi trovo nella Valle Argentina alla ricerca di un ciocco di erica per la pipa. Per la ricerca del ciocco è indispensabile un attrezzo come questo ed uno zaino per il trasporto. Purtroppo questi boschi sono in uno stato di abbandono e ci sono molti ostacoli, bisogna fare molta attenzione. Spine, roveti, qui abbiamo delle fragole di bosco bellissime, cardi, foglie di castagno secche e adesso vedo delle piante di erica, vediamo di trovare una pianta che abbia il ciocco. Non tutte le piante hanno il ciocco, alcune sì, alcune no. Il perché penso che non lo sappia nessuno. Come ad esempio questa è fiore bianco, poi c'è la pianta col fiore violaceo. Qui non ce l'ha il ciocco, la lasciamo al suo posto. Qui c'è qualcosa, bisogna girare intorno al ciocco, trovare, perché le radici sono tutte sotto il ciocco. Adesso è rimasta solo la radice centrale, però è la più brutta perché si trova sotto. Comunque, eccolo qua, questo è un ciocco di erica. Qua forse può venire una delle pipe più belle del mondo. Mi dispiace che abbiamo disturbato il bosco, adesso cerchiamo di mettere un po' a posto, via un po', nascondiamo. Eccola, bisogna portare pochi squilibri al bosco. Adesso facciamo una piccola pulitura che si fa nel bosco, poi al resto ci pensa il segantino. Il segantino è quell'artigiano che prepara gli abbozzi per le pipe, che imposta già a secondo della fiammatura, della venatura del legno, imposta già come deve essere fatta una pipa, perché la forma della pipa non è suggerita da chi fa la pipa, è il legno che suggerisce la forma della pipa, il legno, la natura. Una pulitura in maniera che non abbia sassi, sabbia, altrimenti il segantino lo accetta malvolentieri. Perché poi mentre lo taglia con la lama rovina tutta la lama, il filo della lama. Questo piede non è assoluto. Di qua inizia la storia della pipa. Adesso
andiamo dal segantino, l'artigiano che taglia il legno e prepara gli abbozzi per la pipa. Andiamo di nuovo, torniamo indietro, sempre facendo attenzione a spine varie, buche e ostacoli vari. Abbiamo lasciato adesso il bosco, adesso andiamo dal segantino. Il segantino è l'artigiano che prepara gli abbozzi per la pipa. Da questo laboratorio sono uscite ed escono le pipe più belle del mondo. Poi andiamo a vedere perché. Mimmo! Mimmo! Posso entrare? Oh, ciao, come va? Bene, sì. Quando un po' sono andato nel bosco, lì sotto Andagna, no? E ho trovato un bel ciocco. Guarda un po', ho fatto che toglierlo. Vediamo un po' se si può fare qualcosa di buono. La buccia è bellissima, vedi? Fine. La buccia, sì. La tagliamo? Pronto? Proviamo, va. Proviamo a tagliare. Bellissimo. Bello, guarda che bello che è, eh? Ma guarda che bello davvero. Sono due puntini, speriamo che vanno via. Speriamo. Bianco nel latte, eh? Ecco qua, Gino. Hai visto il pezzo che è uscito? Bello, sì. Bello. Sì, che sì. Facile, eh? Da un pezzo abbiamo fatto una placca. È un caso, eh? Ma che bella venata la cortezza, con la venatura di qua, la grana di sotto, la venatura di qua, e di qua. Adesso lo mettiamo in caldaia e lo facciamo bollire. Sempre c'è cestello. Adesso, Gino, mettiamo questa placca qua dentro, in questa vasca di rame, esclusivamente di rame, perché non deve assolutamente scaricare nessun materiale ferroso per intaccare il legno. Perché e altrimenti si macchia il legno? Si macchia il legno, sì. Ecco. E poi la facciamo bollire domani, perché la caldaia adesso è piena, domani la facciamo bollire per 12 ore. Per 12 ore. Allora dimmi un po', Mimmo, quando si toglie dalla caldaia, a che temperatura è l'acqua? Come fai a... Quando funziona tutta a mano, tutta a mano, compresa il controllo della temperatura. Io metto la mano dentro, quando la mano resiste al calore, quello è il momento che si può togliere, per scaricare. Ed è molto importante, non deve essere né più calda e né troppo fredda. Perché si hanno dei problemi durante i primi periodi di stagionatura. Ah, ecco, capito. Questa bollitura qua viene fatta per far scaricare il tannino che si trova dentro il legno, che è nocivo durante la stagionatura. Certo. Sì, poi sarebbe anche amaro quando si fuma la pipa, amaro, molto amaro, perché il tannino è amarissimo. È un veleno poi. È un naturale. Veleno poi. Questa caldaia qua è alimentata con gli scarti della produzione. Ah, ecco. C'è una fornace di sotto. Sì. E viene alimentata con gli stessi scarti, perché qua noi non buttiamo via niente. Niente. Giusto, il legno, si brucia il legno per far bollire la caldaia. Allora, ecco, adesso la bollitura è finita, la temperatura è giusta, e portiamo questo pezzo di sotto nel locale umido. Hai visto, Gino? L'abbiamo fatta bollire per 12 ore. Eh? Adesso la portiamo giù. Alla stagionatura. Sì, speriamo che tenga. Speriamo che la fortuna... Sì, la
qua i magazzini, umido. Sì. Umido. La mettiamo nell'essiccatoio? Perché è meglio metterla in un ambiente umido, no? Prima. No, bisogna mettere in un ambiente umido. Se si tiene sopra, questa qua si spacca sicuramente. Si spacca al 100%. E poi tutta la nostra fatica va in fuoco. Adesso la mettiamo qua. Ossia, bisogna toglierla dall'umidità a gradi. Sì, gradatamente. 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 La mettiamo prima in basso, che non c'è troppa aria, troppo vento. La lasciamo lì, un mese e mezzo. Poi farà la muffa come queste qua, vedi che ci sono già. Sì, sì. Farà la muffa, poi la dovremo girare dall'altra parte per farla asciugare bene anche l'altra. Hai visto quanti legno che abbiamo in magazzino? Sì, questo è arrivato praticamente col canno, via. Sì, questo è stato scaricato dalle buche là di sopra e adesso è qua immagazzinato, pronto per la lavorazione, però deve essere sempre tenuto in umido. Sempre in umido. Questo è molto importante. Difatti, allora lo bagnate apposta, sì, con la gomma, vedo, sì, sì, lì. Sì, difatti lo teniamo nello stesso locale dove stagioniamo dopo la bollitura. Il primo passaggio della stagionatura. Sì. Diciamo che è umido. È un ambiente umido. Un ambiente umido, infatti germoglia anche di nuovo, se vedi qualche pezzettino. Guarda qua. Piccolino. Guarda. Qua germoglia, lo vedi? Sì. Perché deve rimanere vivo. Ecco, il legno deve rimanere vivo. Non deve nemmeno rimanere troppo tempo prima di essere tagliato e bollito, perché sennò marcisce. Marcisce. Quindi così, messo abbastanza basso, bagnato due volte al giorno, e può stare 2 o 3 mesi, poi inizia a cambiare e si perde poi del legno buono. Perciò prima si lavora e meglio è. Allora. Prima si lavora e meglio è. Prima si riesce a lavorare e a fare la bollitura e meglio è. Certo, certo. Questo è il senso. Non abbiamo nemmeno bagnato troppo, perché succede che marcisce. Ma proprio una spruzzata leggera, leggera. Sì, tenere sempre quell'umidità costante, ecco, non leggera, troppo. Leggera ogni giorno. E non troppo poco. Ogni settimana si bagna un po' di più, in maniera che l'acqua filtri. Filtro. Anche qua. Io vado. Certo, certo. Allora, adesso qua, in questo locale, con questa umidità, quanto tempo deve rimanere qua? Sicuramente 3 mesi. 3 mesi. 3 mesi minimo. Se poi vediamo che ha un certo peso e ha fatto la muffa e inizia a scaricare la muffa che ha sopra, lo portiamo in un locale più asciutto che adesso ti faccio vedere. Va bene, andiamo a vedere il locale più asciutto. Questa è la stanza dove portiamo il tuo pezzo che abbiamo tagliato. Dopo 3 mesi dopo che si trova nel locale umido, lo portiamo qua, nel locale più asciutto, lo mettiamo sotto e piano piano lo spostiamo. Perché sotto è la parte più fresca ancora, più fresca, del posto, sì, del locale, del posto, di questo locale. E poi piano piano lo portiamo in alto dove c'è più caldo e deve raggiungere il massimo della stagionatura. Il massimo della stagionatura, del segantino. Del segantino, sì. Non per la pipa. Sì, sì, e diciamo che il pezzo quando esce da qua deve essere garantito, non si deve più muovere, però non è ancora pronto per la lavorazione. Diciamo che qua non sono stati messi a tanto tempo, infatti il suono non è ancora forte, senti, è un po' cupo. Un po' cupo. Perché ancora hanno dell'umidità dentro. Hanno già scaricato la muffa, però hanno dell'umidità. Questo si è crepato. Sì, si vede lì. Questo non è più buono. Ha una crepa qua e il legno si è succhiato qua. È venato. Succhiato cosa vuol dire? Che si è mosso, si è mosso, ristretto. Si è ristretto. Sì. Il nervo, la nervatura che c'era. Sì. Adesso che ci riposiamo, bisogna aspettare ancora qualche mese prima che suonino e devono suonare come questi qua. Sono bello secco, asciutto. Bello secco, asciutto, sì. A questo punto qua il lavoro del segantino è finito. Segantino, comunque qui siamo già... Qui siamo 6 mesi dopo la nostra lavorazione, poi il pezzo passa in mano ad abili artigiani che devono ulteriormente intervenire. Raffinare. Per raffinare, sì. Fanno il finissaggio della pipa, finissaggio. Però non intervengono subito. Ogni artigiano minimamente aspetta un anno e mezzo da quando io cedo il pezzo a lui. Comunque se più anni è meglio è. Sì, i migliori artigiani aspettano da 3 anni in su. Da 3 anni in su. Perché acquista, la pipa acquista un gusto migliore perché il legno è molto più asciutto. Un pregio maggiore, certo, via, diciamo. Certo. Ecco, sì. Vedi Gino, io prima ti ho detto che qua il nostro lavoro era finito, però mi sono dimenticato di dirti una cosa molto importante.
che prima di cedere questo pezzo all'artigiano per la lavorazione, io lo ricontrollo un'altra volta alla sega, lo imbianco e guardo, controllo tutta la qualità se corrisponde a quello che ho tagliato sei mesi fa. Per non avere delle sorprese, io garantisco il pezzo esteriormente. All'interno può succedere di tutto, però all'esterno diciamo, è già una buona garanzia. Certo, una buona garanzia. Perché è stato controllato parecchie volte. E questo è un lavoro che mio padre mi ha trasmesso e io faccio sempre, perché rispetta la qualità che deve uscire da questo laboratorio. Perché qua migrate alla qualità, non alla quantità. Allora. Certo, qua è... Più che fare tanti pezzi, fate dei pochi pezzi bene. Sì, qua quello che deve mirare, noi miriamo, chi lavora manualmente deve mirare a una qualità, alta. Perché se no, oggi come oggi, non sopravvive e poi non trova nemmeno gusto nel lavoro stesso. Perché se io devo tagliare e fare dei blocchi insignificanti, cambio mestiere. Non ti dà nessuna emozione, praticamente è finita. Alla qualità. Cioè. Adesso andiamo su e imbianchiamo il pezzo. Va bene. Sente la qualità di questo pezzo. La qualità. E poi te ti porterai il pezzo in laboratorio per finire. Per finire. Vediamo un po'. Vedi, adesso qua è di colore rosso, perché c'è il tannino che è stato scaricato durante la bollitura. Ah, ecco, il tannino fuoriesce. Fuoriesce, però all'interno la radica per essere pregiata deve essere chiara. Chiara. Controlliamo qui. Vedi come dal bianco? Queste sono righe della sega, però dentro è bianco, come il latte. Bianco come il latte. Io levo meno legno possibile, perché questo legno è pregiato, è pregiatissimo, lo sfioro, vedo che è bianco. Bianco. E controllo la qualità. Vedi? Fiammata. C'è tutta la fiammatura senza un puntino, non è succhiata da nessuna parte. Adesso controlliamo dietro. Vedi la fiamma come è inquadrata? La fiamma dritta, sì. È bianco anche così bello. Adesso questo pezzo per me è garantito al 100%. 100%. Perché fuori, da tutti i lati a posto, sei mesi di stagionatura, se lo consegno a te e te in laboratorio ti divertirai. Praticamente allora qua dovrebbe essere pulito il legno, senza imprefezioni. Oppure c'è qualche possibilità che... Io garantisco per quello che vedo. Quello all'interno che solo una natura può garantire. Solo la natura può garantire. Quindi durante la lavorazione poi... Sì, comunque è già un pezzo affidabile. Si può già iniziare per fare la pipa, ecco. Sì, da questo è un pezzo che di più di questo il segantino non può fare. Non può fare. Assolutamente, perché non può essere dentro. Perché se avessi visto già dei puntini, tanti nei, allora questo pezzo veniva lo declassavi. Questo è importante. Controllo alla qualità. Allora, comunque, poi ti farò vedere la prima. Vedi? Sì. Ti saluto. Ciao Gino. Ciao, arrivederci. Bene. Grazie per adesso. Papà, vieni che ti vuole salutare Gino. Pippo. Ci rivediamo. Ci rivediamo a pipa finita. Fatemi fare bella pipa. Se mi date il legno bello, farò le pipe belle. Ma senza legno bello, niente pipe belle. Ciao e grazie di tutto. Ciao. Torno dal segantino, adesso siamo nel laboratorio dove si inizia la pipa. Prima di tutto bisogna, diciamo, sbiancare il legno perché sia leggibile, per vedere bene la fiammatura in maniera da poter impostare la pipa secondo le regole. Iniziamo. È importante squadrare perfettamente il pezzo, che sia in squadra con le pareti. Allora serve questa macchina con la lama Alvidia che taglia perfettamente in squadra. Inizio. Diciamo della placca, procediamo a leggere bene
per sapere come impostare la pipa, perché c'è una regola ben precisa: la pipa deve avere la fiamma dritta nel camino e deve seguire anche la cadenza del, diciamo, del cannello. In questa placca qua viene una pipa solamente curva, non dritta. Bisogna fare una pipa piegata e si vede, la forma l'ha detta già questa fiammatura. Allora, procediamo al disegno vero e proprio. Innanzitutto bisogna impostare bene i fori, il camino e il cannello, perché deve corrispondere perfettamente, non così così, perfettamente. Adesso abbiamo disegnato il camino, adesso disegniamo il cannello. È importante che una buona pipa abbia sempre, sia impostata con la buccia sopra e il centro del cuore sotto. Ecco, a questo punto cammino e cannello sono tracciati. Adesso passiamo all'esecuzione. Adesso dobbiamo trovare il centro esatto. Questa operazione qua deve essere fatta con la massima precisione. È importantissimo per non avere una pipa sbilanciata, diciamo, deve essere tutto molto centrale. Col bindello asportiamo questa, diciamo, questa prima parte e il sotto. Impostiamo già la pipa punto. Abbiamo già la forma della pipa, grosso modo la pipa è così, è impostata, sarebbe una semipiegata, in gergo si dice. Si continua a fare il centro del cannello. Abbiamo tracciato i fori, adesso andiamo ad eseguirli al trapano a colonna. Adesso impostiamo i fori. Facciamo una prova, va bene, dritto. Dobbiamo impostare la cadenza dei fori, camino e cannello, altrimenti poi non ci troviamo perfettamente. Questo è per mettere il centro perfettamente al centro.
un camino, la punta è da molare. Essendo il legno misto a sabbia, allora si usura molto. Adesso eseguiamo il cannello, stessa operazione di precisione. Incontriamo il primo imprevisto. Adesso se rimaniamo col cannello da questa parte la macchia va via, comunque può andare anche all'interno, eh. Purtroppo sono cose che in tutti i legni c'è degli imprevisti. Il bocchino deve corrispondere perfettamente al legno. Facciamo il foro da 3 che ci porta direttamente nel camino. Perché un foro da 3? Gli scovolini per pulire la pipa sono da 3 mm. Speriamo che non fletta, perché deve corrispondere perfettamente al fondo, in centro. Io dico sempre, a questo punto, speriamo che tutto vada bene. Perfetto. Col dito sento già che tutto è andato bene. Siamo già sulla buona strada. Adesso andiamo alla raspa elettrica. Siamo impostato, diciamo, il camino con una centratura, con una fresa, per avere già una mezza forma, e così anche del bocchino. Adesso bisogna mettere il bocchino, perché poi da questo momento il bocchino non si toglie più, la pipa viene fatta su misura, diciamo, sul bocchino, per avere la massima precisione, la massima aderenza in tutte le cose. Mettiamo una fedina per abbellire, diciamo, la pipa. Ecco. Adesso incolliamo questa veretta. Ecco. Adesso andiamo a tornire il bocchino. Ecco, a questo punto il bocchino è pronto, non ancora finito, perché poi bisogna modificarlo per la giusta cadenza a secondo del cannello della pipa. Questa è importante, questa prova, perché se la corrispondenza dei fori è perfetta, ha quasi un suono. Quando le cadenze sono un po' scentrate, non fa un bel suono così. Adesso, con la raspa elettrica, iniziamo a dare forma definitiva alla pipa.
posizione giusta, la fiamma dritta, che poi va nel cannello, orizzontale e dritta la fiammatura. Adesso andiamo avanti. Allora, a questo punto smettiamo con la raspa elettrica e iniziamo con la carta vetro per la rifinitura, per il finissaggio. Questo qua è un lavoro anche un po' lungo, via. Un pochino viene modellato sulla forma e la cadenza della pipa. Non bisogna mai fare delle pipe molto sottili qui al fondo per renderle più snelle, perché qui c'è tutto il calore della pipa, si riversa in questo punto. E allora, per avere una buona pipa che non scalda, bisogna che abbia molto legno proprio sul fondo. Controlliamo la cadenza col bocchino, anche il bocchino, bisogna modellare il bocchino sulla cadenza, da questo punto alla punta del bocchino, deve essere tutto in armonia. Prima la carta vetro da 100, adesso abbiamo la 150, sempre più fine per poter poi levigare perfettamente. Adesso procediamo alla levigatura e alla pulitura del cammino con qualche attrezzino, sempre con la carta vetro. Il mallo di noce, evidenziamo la fiammatura. Prima si tinge in questa maniera. Questo è il mallo di noce che faccio da me con le bucce del noce. Si mettono a seccare, che sarebbe poi il mordente di una volta. Con la spazzola di ferro togliamo la buccia, la pelle della buccia. Con la pasta di grana grossa procediamo alla levigatura vera e propria. Con la pasta abrasiva a grana fine lucidiamo, levighiamo. Assorbe lo scuro del mallo di noce e il legno, diciamo, più tenero lo respinge, e abbiamo evidenziato la fiamma. Con la pasta grossa per bocchino. Il bocchino è fatto di gomma e zolfo vulcanizzata,
difatti in gergo si chiama gomma dura, gomma e zolfo, vulcanizzato, che poi prende il nome di ebanite. Procediamo alla piegatura del bocchino. La piegatura io la faccio con, si dovrebbe fare con l'acqua calda, però con la fiamma faccio più in fretta. Bisogna solamente fare attenzione perché qua abbiamo gomma e zolfo che brucia. Bisogna far veloce. Dovremmo esserci con la pasta, prima con la pasta abrasiva grossa per sgrossare, adesso la pasta abrasiva fine per lucidare definitivamente il bocchino. Siccome con la pasta abrasiva l'ebanite si carica di elettricità e tiene, diciamo, pelini e peletti attaccati, adesso con questo pratorello qua togliamo questa elettricità, via. E così siamo arrivati alla conclusione. C'è solo più una cosa importantissima da fare, da mettere il nome sopra la pipa, perché una pipa deve avere la sua firma, non tanto per prestigio o cosa. Una firma vuol dire che c'è qualcuno che ne risponde del suo andamento, qualità e tutto. Adesso imprimiamo la firma. Ecco, l'operazione fatta. La fiamma, che poi in origine sarebbe la fiamma della Valle Argentina, però era troppo grande, non stava su. Tutti questi passaggi e lavorazioni siamo arrivati alla conclusione. Siamo andati in Valle Argentina, abbiamo preso il ciocco di Eric Arborea, siamo andati da Mimmo Romeo, il segantino, abbiamo tagliato il legno, tutta la bollitura, la stagionatura, poi siamo venuti in laboratorio per realizzare questa pipa. E questa è la vera storia di una pipa della Valle Argentina.